Hello everyone! Bentornati, ho un altro video per voi in italiano. Come potete vedere dal titolo, oggi parleremo di 5 cose che vorrei che gli italiani imparassero dagli americani. Già so che questo video scatenerà un sacco di commenti, positivi, negativi, chissà. Però per me è importantissimo farlo, perché questo canale, voglio che sia un canale dove si possa riflettere sulle culture. Bellissimo! Un canale di appreciation per le culture diverse. Bello! Vabbè, basta, mi fermo qui, tanto avete capito quello che voglio dire, prima che diventi troppo cheesy. Per questo video ho selezionato 5 cose, perché penso che queste 5 cose possano davvero fare una differenza nella vita, nello stile di vita, nella qualità della vita di tutti i giorni. Iniziamo! La prima cosa che vorrei che gli italiani imparassero dagli americani è il rispetto dei beni pubblici. Ok, non pensate ai quartieri malfamati di Chicago e Detroit, dove tutti gli edifici sono pieni di scritte. No, l'America è un paese enorme, enorme, e io direi che in generale è molto pulito, è molto ben tenuto, le persone sono molto rispettose della res pubblica, in generale più che in Italia. Perché è vero che in Italia ci sono quelle cittadine, quei paesini molto carini, puliti, perfetti, ma gran parte dell'Italia non lo è. E io non parlo solo delle scritte sui muri, parlo, non so, nei posti pubblici non si può fare una cosa carina, perché se si fa una cosa carina e si mettono delle sedie carine in un parco, qualcuno se le frega nel giro di 2 settimane, spesso. Un esempio stupido: in Italia bisogna mettere il gettone sui carrelli del supermercato, perché se non metti il gettone le persone non riportano il carrello a posto. Ok, in America spesso ci sono proprio le persone che lo fanno per te, che riportano il carrello a posto, però anche quando non ci sono, di solito le persone il carrello lo rimettono senza dover mettere un gettone. Sarebbe molto bello se le persone avessero un po' più di rispetto per i beni pubblici. Mi fermo qui con la cosa numero uno. La seconda cosa è l'essere un po' più cordiali nei servizi pubblici. Ok, io sono di Roma. Roma è famosa per il livello di stress dei suoi cittadini, e questo è vero. Magari se vado a Trento è un po' diverso, però in generale direi che il customer service in Italia non è all'altezza del customer service in America. In generale, quando poi trovi il lavoratore bravo in Italia è fantastico, però non è una cosa scontata. Non è scontato entrare in un negozio e essere salutato con un bel sorriso, buongiorno, buonasera. No, cioè, io a volte entro nel negozio e mi sento quasi in colpa, tipo, Dio, scusi, lo so che adesso lo devo far lavorare, però mi servirebbe davvero un biglietto dell'autobus. E poi c'è il agli spicci, il momento del, oddio, ho gli spicci o no, e se non ho gli spicci la faccia scocciata del venditore. Io capisco tutto, però è bello quando in America, che poi magari è falsissimo, perché stanno passando la giornata più brutta della loro vita, però non ti fanno sentire in colpa se non hai 20 centesimi e ti devono dare un sacco di spicci, e ti salutano sempre con "Hi, how you doing?" "Good, how are you?" La parte del "How you doing?" non la capisco molto, però vabbè. Poi passiamo al punto numero 3. Il punto numero 3 è la tecnologia in generale, l'uso della tecnologia. Ragazzi, la tecnologia è nostra amica, ci può aiutare nelle cose di tutti i giorni. L'acquistare online, tanti servizi che possono essere automatici e online, non deve essere tutto di persona. Ok, stiamo migliorando, ho visto grandissimi improvement negli ultimi 10 anni, però non siamo a livello dell'America. Ancora adesso, se voglio usare PayPal o non so, dei servizi online, molte persone sono un po' diffidenti tantissimo, soprattutto nei pagamenti online. Ma può aiutare la vita davvero tanto. Va bene, questa cosa è una cosa veloce. Adesso passiamo alle 2 belle bombe di questo video. Difficile da spiegare. Lo intitolerò ottimismo. In generale, gli americani sono un po' più ottimisti degli italiani. Questo può avere delle conseguenze positive e negative. Gli italiani, come popolo, in generale, sono un po' pessimisti. Pensate all'italiano che dice: devo mettere da parte questi soldi perché non si sa mai. Più metto da parte, meglio è, perché non si sa mai. Mi potrebbe succedere questo, quello, quello, quello. Gli americani sono più vabbè, ma tanto non succede niente. E poi se dovesse succedere, vedremo, che in qualche modo faremo, la vita si risolve.
Questo non so se sia migliore o peggiore l'approccio italiano, però l'ottimismo serve quando per esempio si parla del mondo lavorativo. Se uno vuole avviare un proprio business, se vuole avviare una propria attività, io ragazzi sono in partita IVA in questo momento, ma non sapete quante volte parlando con italiani mi sento dire: oh, tu sei pazza, trova il lavoro pubblico, te ne pentirai, hai quasi 30 anni, ho 30 anni adesso, oh mamma mia. Se invece, mamma mia, ma che è questa luce? Se invece parlo in America è più tipo, yeah, sicuramente ce la farai. Hanno un po' più di ottimismo generale anche quando si parla di business e attività. E lo so che state pensando, è facile parlare quando hai una delle economie migliori del mondo, come è in questo momento l'America. Un po' più difficile parlare quando hai invece la situazione che abbiamo in Italia. È vero, la differenza c'è, però secondo me l'attitudine che tantissimi italiani hanno, e non parlo solo di altre persone, cioè anche nella mia famiglia, è proprio nel nostro sangue questa attitudine del è difficile, non ce la faremo, secondo me ci tronca proprio le gambe prima ancora di partire. Cioè abbiamo un sogno, spesso neanche ci proviamo perché tanto è tanto, e che cavolo, no, però ce la possiamo fare nonostante l'economia di questo periodo e nonostante le tante difficoltà che possiamo incontrare. L'ultimo punto è legato a questo. L'ultimo punto è la fame di successo. Anche qui una lama a doppio taglio. Gli americani sono molto driven. Se mi metto in testa questa cosa, ce la farò sicuramente. E una volta raggiunto questo, voglio quello. Questa cosa non è che mi piaccia tantissimo, però non mi piace neanche l'attitudine italiana, che spesso è: vabbè, ho il minimo indispensabile, va bene così, mi accontento. L'arte del sapersi accontentare in realtà è un'arte, però non sono tanto così, io sono più tipo, ah, questo è il mio obiettivo, ok, adesso qual è il prossimo? È difficile per me dire, vabbè, io ho il minimo indispensabile, sto a posto. Secondo me una via di mezzo sarebbe ideale. Sì, sì, cerchiamo sempre di fare meglio, cerchiamo sempre di fare il più possibile, però godiamoci anche quello che abbiamo. Secondo me farebbe risalire l'economia, il mondo, l'umore. Questo ovviamente, soprattutto questi ultimi due punti, sono anche molto legati alla mia personalità. Quindi sono curiosa di vedere che cosa ne pensate voi e spero che questo video sia stato interessante. Non vi dimenticate di iscrivervi, grazie mille di aver guardato. Non siate troppo cattivi con i commenti, né con me, né con gli americani, né con gli italiani, perché mi arrabbio. Tutti i casi. Ciao.